questa è la tappa finale di un lungo percorso che ha voluto donare a questa città, ad Aversa, una istituzione museale in grado di salvaguardare aspetti troppo a lungo dimenticati della storia e della nostra identità cittadina. Il sogno è partito da molto lontano, dagli anni 60, quando il Cavaliere De Santis iniziò il sacrario presso l'Associazione del Fante, e per decenni, grazie all'impegno dell'Avvocato Fedele prima, di Pietro della Volpe poi, è stato possibile incrementare questa importantissima raccolta di cimeli e di testimonianze, che poi con una idea geniale di qualche anno fa di Nicola Graziano, che era ancora il presidente del Fante, che benché non qui fra noi, noi salutiamo con molta ammirazione. Si è dato l'inizio a questo percorso che ha voluto istituire il Museo di Storia Militare. L'Associazione Gioventù Aversana se ne è fatta carico, ha organizzato il trasferimento qui nei locali del Macello, e l'amministrazione c'è stata al nosso fianco. Il convento d'Embe possa considerarsi un occasionale incontro. Un grazie per la partecipazione agli Itali, dell'Associazione d'Arma, ringrazio per la presenza del comandante di Caserta con il colonnello Deniero Santoro, il tenente colonnello Valtiero, il rappresentante generale di squadra aerea Fernando Cerrotti dall'Accademia di Mosmori, il comandante dell'OPG Luigi di Mosca, naturalmente il generale Cagnazzo anche per la sempre costante presenza nelle occasioni importanti che riguardano questa nostra comunità. Il generale Palermo, che insieme ad altri collaboratori, ufficiali della Nautica Militare, stanno sempre più dando occasione a questa città di riflettere sulla nostra storia, sulle nostre tradizioni, e naturalmente mantenere anche oggi l'idea di fare un minuto di silenzio in onore di coloro che non sono più tornati. Ringrazio. Taglio del nastro.
una delle due la lascerò lasciare. Va bene? Lo lascio. Ed eccoci al paio del nastro. Ecco qua. La prima è dedicata ai momenti più recenti, quindi alla seconda guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale e alle forze armate fino agli anni Ottanta. Sulla destra, entrando, l'angolo dedicato ai conflitti più recenti e ai caduti in guerra. C'è in particolare un elenco dei caduti della divisione A qui di Aversa e del territorio della provincia di Caserta nel corso delle rappresaglie che seguirono all'armistizio dell'8 settembre. Come potete vedere è rappresentata anche l'arma benemerita con la lucerna da carabiniere, inoltre una bandiera da nave, questa è della nave Fante, inaugurata nel 1967, varata nel 1967, la cui parte centrale fu poi donata alla fine degli anni 70 alla sezione di Aversa dell'associazione del Fante. La bacheca al centro raccoglie equipaggiamenti relativi agli eserciti in guerra tra gli anni 30 e gli anni 40. L'angolo che vedete alla vostra a sinistra è dedicato invece all'aeronautica. Il pilota è Andreozzi, Pasquale Andreozzi. Prima perciò chiedevo di quale Andreozzi fosse figlia e la signora. Decorato due volte al valor militare durante la seconda guerra mondiale. Nell'angolo una foto dell'asso degli assi, Francesco Baracca, il più vittorioso pilota della nostra aeronautica militare. Le due eliche, la più grande appartiene ad un aereo SVA, è stata donata ad Aversa dalla scuola specialisti di Caserta dell'aeronautica, l'elica più piccola è di un aereo di provenienza civile. Anche il timone di coda, come vedete, con il simbolo del cavallino rampante, è un dono proveniente dal nono stormo Francesco Baracca un tempo di stanza a Grazialisi. In alto i primi esperimenti delle nostre armi aeree, la sezione aerostiere, che inizialmente appartenevano al genio e che nel corso della prima guerra mondiale svolgevano funzioni di ricognizione ancorate. Passiamo nella seconda sala, dove sull'architrave troviamo la frase storica, una sala particolarmente affollata, la quale è possibile vedere una serie di prigionieri, soprattutto ricordi di caduti avversari. Ok, vediamo un attimo. Il fantasma si è nascosto. Abbiamo una serie di ricordi relativi a caduti. Poi faccio la foto, gli incomio. Quindi fatemi capire, la persona che sta. Abbiamo di uomini che sono stati giuniti con medaglie d'oro nella guerra 15-18. Una delle biciclette utilizzate all'epoca, così come anche considerata, secondo quanto ci hanno raccontato, appartenente a Enrico Toti, ma in realtà è una favola metropolitana. Il Fez, che forse perché ha fatto i servizi militari si ricordava essere Fez da bersagliere, in realtà apparteneva a un bersagliere, sì, ma a un bersagliere ardito. Quando si parla degli arditi non bisogna immaginarsi soltanto le fiamme nere col Fez nero, ma vero, non su questa iniziativa del comune di Aversa, da sindaco a sindaco. È un'iniziativa senz'altro condivisibile, perché ricorda un pezzo di storia del territorio e la partecipazione
della popolazione di Aversa e della Aversano ai conflitti, e vuole essere anche un ricordo di una identità di un territorio che merita di non disperdere la memoria dei propri, del sacrificio dei propri uomini.